Vediamo un po'. Oh là, ripartita. E speriamo che vada. Ecco qua la prima. Ho dovuto ripartire la diretta, chiedo scusa, perché non mi dava. Vedi? Ok, facciamo così e facciamo così. Allora? Oh, ciao, buongiorno Federico. Ho dovuto farla ripartire che si era incantata la diretta. Però siamo riusciti a beccare comunque la prima, che era Bottoni, giusto? Era Bottoni? Hai fatto il video? Ma che miseria, ti ho detto di filmare quello là che andava in camporella. Guarda là. Oh, grazie Nicolas, grazie. Ma che ritardo, sempre meglio in ritardo che in anticipo. Ricordalo, che si fa in anticipo porta male, in ritardo porta bene. Intanto ricordiamo che la Graziani è stata sospesa perché pare che abbia picchiato Costemano. Ne sono passate 11 e poi sono andate in trasferimento. Adesso siamo qua sulla prova Lumini ed è appena passata la prima. Appena passato Bottoni, partono a 2 minuti, partono. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Vania Morandini, buongiorno Simone. Vediamo se riusciamo a tenere duro con questa wifi, perché qua non prendono i telefoni. Scusi signore, ma... No, ma c'è un dolore che parte da qui. Non 2 minuti partono. Così mi hanno detto. No, 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 nelle moderne, eh. Minchia, è già finito, questo deve ancora arrivare. Minchia, questo è già finito, l'altro deve ancora arrivare. Non è un po' tanto 2 minuti? Ma? 3 minuti addirittura adesso? Addirittura. Porca loca, qua finiamo domani mattina. Ah sì sì, oh, vabbè. Hai impegni? Io? No, devo stare qua a rompere le balle a te tutto il giorno. Oh, la nostra Natascia Biancolin, buongiorno, buongiorno. C'è tua figlia in diretta. La Annina è qua in diretta. Tuo papà non è qua con me, però non so dove sia andato, Non sta tirando forte, però. Non so perché si è messa a ridere tua figlia, mi sa che non mi crede. Boh. Giuro, non è qua con me tuo papà. Adesso arriva Degani. Sì, ma quando questo ha finito deve ancora arrivare l'altro. Un po' troppo il tempo. Boh. Perché arrivano di là del monte dove c'è la pineta dopo. E giù la discesa c'è la fine prova? Non proprio. A metà discesa? Sì. Lì dove c'è la pineta c'è. Esatto, trasferimento lento dalla prova precedente, notizie by Giusy Alfonso. Esatto, mi dicono che pare che abbia picchiato Costermano. Naro, cosa ho detto? Costermano, Costermaro. No, quello è un paese quello. Costermaro. Va bene, ha picchiato uno dopo lì, non so... Mi dicono, ne siano passati 11, poi intervento dell'ambulanza. Adesso qua è passato il secondo. Adesso chi è che arriva? Boh. Degani? Ti mando una fotina. Precedente 102.
Minchia. Era meglio che stavo giù alla partenza. Porca loca, ne arrivo un anno e mezz'ora. Perché pensa che alla partenza cosa facevi? Aspettavi che entravano? Sì, ma almeno stavo là, non c'eri tu. Ma infatti chi ti ha detto di venire qua? Non lo so, io ero convinto adesso, sta giù ancora alla partenza quello là. No, te l'avevo detto ieri sera. Shh, non dirlo in giro. Che mi ha dato anche un passaggio col tuo camper fino alla mia macchina. Non dirlo in giro. No, non lo dico. No. Ecco, la Natascia Bianconi dice che sono anche brontolone. Quasi, quasi esco. Il BX e vengo a far vedere come si fa una... bravo, porta qua il BX, che almeno ti faccio... Non ce la fate. Costenaro, buongiorno dalla postazione 58-59 PS Graziani e Rally Benacu. Sadalo qua. Ma si è fatto male? Perché mi hanno detto che c'è stato un intervento dell'ambulanza. Spero nulla di grave. Ah, che arriva. Vedi Fotina? Come faccio a vederla? Se sono in diretta non riesco a vederla. Sacramento anche te. Ehi! Ui! Ui! Mi dicono ci sono fatti male alla schiena. Come aveva detto della penso che mi sia arrivata la foto in privato dell'incidente, penso. È che caspita, se sono in diretta non riesco a vedere. Io faccio video e ti rimando. Sì, sì, anche con calma dopo, non ti preoccupare, tanto non c'è fretta. Romano Pasquali, buongiorno, abbiamo in diretta anche lui, grande. Norton Racing. Siete ancora in trasferimento lì, beh sì. Caspita. Adesso dovrebbe arrivare Pedersoli? No. Chi era questo? Degani. Dopo chi c'era? Mi ricordo più. Quell'altro? E poi Pedersoli. No, Pedersoli è già passato. Ma qua, come è già passato? Non è secondo. Ma va là, è quello con la Polo, eh! Ma no, non era il secondo che è passato. Quarto o quinto? Allora adesso. Sempre sul pezzo, siamo sull'Alumini, Rally Benacus, PS3, giusto? Le ho dette tutte? Sono anche all'ombra, se si sposta il sole però mi rompe le scatole. Cazzo, ma partono ogni 3 minuti, porco cane. Ostra, no. 142 Moderna trasferimento. Sì, davvero, guarda che siamo messi male, eh. La tecnologia va avanti, ma poi non c'è segnale, che caspita. Ma non lo so io. Cioè, non ci vuole mica tanto, eh. Zone di turismo. Alfonso, io ho la PS2 e 5. Mazio Cansi si sono fatti male alla schiena è solo perché avevano le cinture molli. Sentilo, sentilo. Stanno festeggiando giù perché sento i petardi. Alla festa, andiamo giù insieme, eh? Che brutta persona che sei, guarda. Amici, amici, poi ti abbandonano sempre con la bici. Io in campo, non con la bici. Non lo so, io magari... Non intendere in tenda, sono in campo. Questo è Pedersoli, mi sa. Eccolo qua. Ma scusa, continua a frizionare? Comunque anche quest'anno il pelo ce l'ha fatto, eh? È proprio il suo vizio quello, eh? Il pettino fra una mano, una perde. Sì, però tutte le volte va a finire sempre lì vicino. Oh, Pietro De Tisi, stavamo giusto parlando di te poco fa. E mi sa che verremo su a vedervi settimana prossima, mi sa.
Per ora funziona, vai Pede, ci dice Giuliano Tagliani. C'è gente che si ammazza, gli sta. Mazzo. Vinicio mi ha mandato un video. Buongiorno e buon rally, gas, 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 e giù a martello. Vediamo se. Questa sera non è neanche malvagia, alla fine. Se riesci a farmelo anche a Pernigo il video, mi fai una cortesia. Pernigo è sul Peugeotino 208. Bottoni primo. Bottoni primo. Righetti e Degani per adesso. Bottoni quanto ha fatto di tempo? 3,55. 3,55 Bottoni. Righetti 3,58. Olla! Olla! Alto, 3,58 e 9. Attaccato? Un centesimo. Un centesimo. Adesso vediamo Pedersoli cosa fa. Per me è alto anche Pedersoli. Vedrai. Sì, sì, è bottoni, dai. È bottoni, punto. È deciso. Sono anche un po' di parte, eh. Lui è sempre gentile con me, perciò tifo per forza lui. Sì, 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 sì. Pensa, mi ha scritto in privato anche ieri sera. Cioè, non solo mi ha scritto in diretta, ma ha scritto anche in privato per farmi gli auguri. Ma che gentile che è. Oh, la mano Lanfranchi che la rivedremo a dar note di nuovo sul suo sedile prediletto. Eh? Eccolo qua che arriva. Ivo Zanini, buongiorno, buongiorno. Visto che siamo riusciti forse a farla diretta, stiamo ciucciando la wifi. Ui. Eh no, perché poi va giù, va leggermente in discesa lì. No, ma mi interessa quel punto qua, eh. Quando fanno il numero qua va bene. Che li butto dentro nelle storie di Instagram almeno. E questo che numero ha? Questo che è passato? Non lo so. Chi? Ah, Pernigo? Pernigo non mi ricordo. Dovresti guardare l'elenco iscritti, ma deve essere. Sono i peso. Ah, cazzo, è vero, non lo so. No, non parlo in peso. Appunto. Come non parlo in peso? Ah, ok, però non. Il film me non vedo più. L'importante è sempre non sentirlo, finché non lo vedi. E quando lo senti che ti devi preoccupare. È già troppo tardi. È troppo tardi, bravo. Allora a quel punto stai fermo. Perché se no fai il gioco del nemico, stai attento. E se scappo? Minchia, quel Cerin qui dovrebbe darmi la percentuale, sto facendo una pubblicità, utensili di precisione in metallo duro. Cacchio, ma partono troppo. Che scipa. Ammazza, posso mettere giù la brandina e dormire qua. Caboia. Oh, tra un passaggio e l'altro posso mettermi lì a mangiare le lasagne. Ma prima le cucino, che tanto c'ho tempo. Cos'è che arriva qua? Uno scooterone, vuol passare a tutti i costi? Mamma mia, allora. Oh, arriva. Eh?
Ma perché le biciclette vogliono sempre comunque passare? Porca vacca, oh, che nervoso. La strada è chiusa, è chiusa. E che caspita. Ma è veloce quella curva là, eh? È che se andiamo là perdiamo il wifi. Il wifi lo perdiamo. Ma c'era il segnale giù da? No, là no, eh. La destra che fanno qui, la fanno verso pieno. Eh sì, perché arrivano su veloci lì, eh. Infatti se ti metti là sopra la vedi bene là, eh. È passata l'ultima in trasferimento alla Graziani in questo momento. Ci stanno dicendo in diretta. Sono solo Graziani loro. Cioè adesso passeranno le storiche. Ah, scusa. Eh no, io ogni tanto parto, non vedo quello che faccio. Cioè sto Vinicio continua a mandarmi i video, non lo so io. Tu non è che devi dare sempre idee, eh? Adesso. Comunque sei, è pericoloso lì, eh. Io devi... È vietato, sì, perché se cadi tu... No, se cado io cado sul morbido. No, aspetta, proprio. Le griglie regge. Le griglie regge. Ma una da due, andare là. Ma se vuoi giochiamo a pallone qua in mezzo. Sì, se vuoi. O a frisbee. Ci mette lui il portiere. Ci manca il portiere, ci manca. Tra 7 minuti, prima storica sulla Graziani. Minchia, ma qua, porca miseria, oh. Un po' troppo 3 minuti per me, secondo me. Vabbè, ho capito, ma 3 minuti ogni... Ma forse l'ambulanza, trasferimento, non stava buco. Vabbè, ma qua cosa c'entra? Ieri sera, prendi là la parete. Io vado a bere il caffè con il mio collega. Un saluto a tutti, ci sentiamo per il secondo passaggio. Un abbraccio Manuel. Buon caffè. Sì. Amico mio. Sì, sembra un bel libro. Duro di tutto. Il sole è caldo, eh? Oh, calocco, si sta bene. Ma l'hanno detto... L'hanno detto... Oh Fabio, guarda chi c'è qua, il tuo amico che mette sempre le previsioni del tempo che tanto odi. No, scherzo. No, vedi, no, devi smettere di mettere le previsioni del tempo, Sacramento. Questo si arrabbia. No, porta male le previsioni del tempo. Questo è il navigatore, di solito naviga sempre Grazioli con sulla pinnone, negli storici, in sella, Flavio Sella. 5, ma la PS2 è ferma. Eh sì, è in trasferimento. Adesso hanno finito il trasferimento. E sto Vinicio continua a mandarmi video. Boh, sa che video saranno. Boh. Guarda, le scie chimiche. Le scie... No. Ci danno il veleno, ci portano il veleno. Il 5G nel sangue. Vabbè, però... Sì, la terra è piatta. Metti sul brodo. Però. La terra... PS2 in trasferimento. Yes. Ma fa quello, gli fa in casa? Abita lì quello? Ma dai. Mo? Oh, ciao Joe Bose. Ma sai che mi sa che non vedi bene invece sul terrazzo? Guarda che pianta che c'è davanti. Vedrai quella giù.
Secondo me no. Guarda come è posizionata la casa e come è messa la strada. Prendi praticamente quasi tutta la strada. Accendi motosega. No! Mamma mia, che brutta gente, che mi fai venire in mente quelli del San Marino lì. Mamma mia, con queste motoseghe. Sì. Facca boia. Consumarmi sera per niente senza tagliarmi. Ma oggi c'ho qua il mio vinicio che mi sta facendo i video per me. Oggi. Costerà caro, porca loca, ma già, cavolo, mi tocca darvi un mutuo in banca. Oh, eccolo qua, è il giardiniere del lago, sponsor su una delle Skoda. È già passata la Skoda con il giardiniere del lago sul culo? Te che hai fatto le foto al culo delle macchine anche. Però da domani anche al culo delle donne, eh? No, guarda che mi devi crescere bene, ragazzo. Bravo. Ecco. Esisterà la gnocca. Finché ci sarà la gnocca. La gnocca. Finché morte non ci separa. Non il tortellino. La gnocca. Era Bottoni. È Bottoni che c'è la sua. C'è lo suo sponsor in diretta qua che ci sta guardando. Paolo Tomasi. Adesso Paolo ti contatteranno tutti per fargli da sponsor, vedrai. ma dato che hai fatto lo sponsor a Bottoni, magari me lo fai anche a me. Non c'è problema. Mi dai 4 giardini da fare e ti faccio lo sponsor. Lo sapevo io. Ogni 4 giardini uno sponsor. Eccolo qua il mio ermanno Dionisio che ci guarda in diretta. Grande Paolone. È il giardiniere del lago. Ma dove sei in questo momento? Sei a lavorare o sei in PS a guardare? Te se non staccano vista, lavori sempre, sacramento. Hai visto la foto? Dai pezzi, sì. Ma l'ha messa nel gruppo la foto? È la foto di Costenaro? C'è la foto del muretto. Ah, del muretto. Facciamo vedere. Il muretto. Porca boia. Vabbè. Ha strisciato forte lì, eh? Oh, Logan, il mio amico, anche lui in diretta, benvenuto. Qua c'è da parlare tanto perché c'è un sacco di buco tra una macchina e l'altra, due maroni. Ha messo l'altra foto? È distrutta? Ustia, che botta. Ti credo che si è fatto male alla schiena, tutti e due. Ah, che botta. Dio mio. Andava forte, eh. Te l'ho detto che andava forte, guarda. Ieri ha dato emozioni, Troppo lenti, cazzo, non finiamo più qua. Ma ditelo, vuoi po' così, un po' pure. Ermanno, c'eri però nell'elenco iscritti? Io ti ho visto, che ci sei. Eri nell'elenco iscritti. Ci sta scrivendo Dionisio, che è giù a Imola a correre con le Lamborghini. Però ti ho visto nell'elenco. Voglio vedere la Capri RS. Mi sa che non c'è stavolta.
ci sono le escort, ci sono le Sierra, ma la Capri mi sa di no. Bello andare in moto, bello andare in moto. La moto è sempre bella, eh. Oh, la moto è... Che poi, chi ti dice che è lei quella dietro? Magari è lei che guida, chi lo sa? Chi lo sa? Ah, ok. Beh, però anche dalla parte di là, non è che... No, no, io sono qua che divento scemo, non so più... ah, ecco, eri iscritto, caspiterina. Peccato, ti avrei visto volentieri passare. Ma qui porca loca. Cioè quando esce qua deve ancora passare, porco can. Puoi dire di velocizzare i tempi che mi sto... Dai, digli che l'ha detto Botticchio. Tu vai tranquillo, fai pure il mio nome. Usa tranquillamente la radio a nome mio, vai tranquillo. Non ti preoccupare, guarda, Marca Valla non ti fanno più fare il commissario, ma non è un problema. Cosa vuoi? Tanto vieni su col camper lo stesso, te. No, eh. Ora niente, ti porto via tutto il caffè. Ecco perché sei agitato. Hai bevuto troppo caffè. Io alle 5 ero nel letto, alle 6 ero già in piedi. No, no, io alle 5 mi sono alzato. Ostra, ca. Sono in bagno, ho fatto pipì, sono andato a letto. Ah, hai interrotto il sonno. Rientro nei rally presto. Guarda che ti seguo, eh. Stai attento che io ti seguo. Vecchietto alle riprese, mi dice. Oh, ecco qua che arriva. Caprino Spiazzi è la rievocazione che fanno il 21 aprile, se non sbaglio, giusto? Minchia, parli di Caprino Spiazzi, mi arriva perfetto, perfetto il grande amico Daniele Negrente. Mamma mia, guarda, guarda che assist che ci sono. Ti mando le tagliatelle con i porcini, visto che ci mettono 3 giorni a salutarmi. E salutami l'altro camperista che è vicino a te. Ma è preso, Alfo. Ah, ho festeggiato con tutti gli amici appassionati di motori a Campo Grande ieri sera, che mi hanno fatto anche la sorpresona, hanno portato le bottiglie, hanno portato da mangiare e non ero neanche sicuri che io ce l'avrei fatta esserci a Campo Grande ieri sera, eppure è stato bello. Ho fatto una bella sorpresa ai ragazzi, sempre, sempre grande cuore a Campo Grande. Tra l'altro seratona bella, auto belle, tutto pieno, tutti bravi, niente casino. È stata proprio una gran bella serata, un gran bel compleanno. Che palle! No, ogni tre qua parlava addirittura. 34 macchine. Ma che palle! Cioè, sono tantissimi, sono, eh! Sono passate 10. Porca loca! Cioè, qua finiscono la PS che riparte di nuovo? No, non lo so io, figa! Cioè, non lo so! Cioè, ho capito che c'era molta pausa da aspettare, però non è che mi rompevo proprio le balle io ad aspettare, eh! 4:20? Eh no, bravo, vedi, già ieri non ho mangiato. Senti che arriva, sono finite le Skoda. Pedersoli secondo? Sì. Là.
5 decimi. Cosa ha fatto su? Porco l'oca? A 5 decimi da bottoni. Ulla! Infatti, ma se l'ha fatta tutta così mi sembrava strano che avesse, invece l'ha recuperato forte. Vuol dire che è andato forte fino a qua. Mauro Tucinardi, il barista della... Il barista che vedete nello spot della Fiat Panda, il barista più famoso del bresciano. Tutti a distributore 3G al bar del nostro amico Mauro Tucinardi. Oh, una volta che prende bene la wifi mi fanno partire a 3 minuti le macchine, ma che ball. No, adesso ogni minuto adesso? Alleluia. Oh, e che caspita. Dai Mauro, uno dei tuoi cappuccini famosi, eh? La gente deve venire a assaggiarlo adesso il tuo cappuccino, eh? Dove? Ma è un minuto. È già qua? Non la vedo. Ma è prima passata anche lei, era veloce, eh? È che non stai attento. Veloce come il vento, c'è anche il film. Ah cazzo, ho anche fatto quel film lì. Quando ero ancora giovane, bello, magro e con la barba nera. Anni 70. Fanculo. Minchia, adesso quando gli dico guardate veloce come il vento, quello, scusa, nelle prime scene fatto, ci sono io, non mi riconosce nessuno. Quanti anni ho fatto? Ieri? 48. Basta. Come basta? Cazzo, ne faccio uno l'anno. Di più io. Appunto, cioè, ma mi va bene, guarda, ti raggiungo piano piano io, Spero. Spero. No, mi devo fermare io. No, no, se ti fermi sei perduto, lascia stare. Ancora 2 minuti. Ma anche se partono un minuto sono staccate, c'hai ragione, porca miseria, che duballe. Come nonno, ehi zio, guarda che tu eri presente al concerto di Pink Floyd quando io invece non c'ero, vuol dire che forse il nonno qua sei tu e non io. Mamma, quanto ti invidio per quel concerto. Anche tu ma c'era anche lui, si è fatto tutti e tre i concerti, si è fatto. È arrivato temporale. Ma adesso c'era temporale con i fulmini. Ma mi ha detto che tra l'altro c'era l'impianto veramente fuori di testa in... era una roba veramente esagerata. Lui si è fatto Venezia, quello lì all'arena di Verona e poi è andato anche a Monza lui. Se li ha fatti proprio tutti, Alpi ci sono, mi corre anche il mio pilota, che tra l'altro ieri sera era presente a Campo Grande. Ah, è qua dietro, la sento arrivare. Secondo me sì. Ma la foto l'hanno messa nel gruppo, quella foto lì? Ah, ok. Fai entrare anche i ragazzi nel gruppo l'ora dopo, se vogliono. Te non sei nel gruppo, eh? Di WhatsApp che abbiamo creato. Dopo vi faccio entrare tutti. Dopo vi faccio entrare tutti. E poi se volete fare entrare la gente potete fare entrare, perché il gruppo è libero. Ma le mie forse no, perché sono minorenni. Ci sono dentro anche i minorenni, perciò niente parolacce e niente pornografia, eh? Chi è? Cos'è? Abita 3 chilometri. Ma va? Potevi venire su con lui stamattina? Come veniva su veloce?
Tra l'altro la cosa bella di quel gruppo lì che ci sono dentro anche professionisti, wrapper, carrozzieri, meccanici, preparatori, c'è dentro di tutto, perciò può, diventa anche un e c'è gente che ha trovato anche lavoro grazie a quel gruppo lì. È proprio un gruppo di servizio. Io l'ho pronominato così, è un gruppo di servizio, deve dare un servizio. Anche piloti ci sono dentro, piloti, navigatori, c'è dentro di tutto. E poi ognuno può mettere dentro chi vuole, capito? Perciò... Adesso ogni minuto. Adesso sì, perché avvicina. Questo grande Grizzi Fabio. Sì. Correva come nella Formula 1. Ah sì? Io ogni volta che vedo quella livrea lì mi viene in mente la nostra povera Giovanna Compagnoni. Tutte le volte è un magone per me. Tra poco vi lascio che devo entrare in pista. Ciao Manuel e ciao a tutti. Caspita, sarebbe bello anche venire giù lì a farti delle dirette, caspita. Sarebbe davvero bello. Cioè, far vedere anche le Lamborghini correre. Mamma mia, vorrei essere ovunque io. Dove ci sono i motori vorrei essere ovunque. Sì, adesso partono per forza un minuto. Mi servirebbe quello di Pernigo, però non so quando arriva. C'ha il Peugeottino 208 e anche il Peugeot con su Rubes e, questa è la Peugeotina, mi sa che qua fa il video questa? No. Pensavo che era quella mia perché c'ha la... Cosa? No, si parla di gnocca. Tanto per cambiare? Sì, perché sa le auto ormai. Donne e motori. Pericoloso star lì, non volevo dirlo, ma ormai l'ho detto. Non lo dico, ma lo dicessi. Lo dici. Sì, anche a me, grazie. Magari con un goccino di latte freddo a parte, che me lo metto io perché lei lo fa annacquato. Ma questo non correva mica, questo strabello qua non era quello che correva con la Citroen R5, cos'era la... Sì, no, non era lui, no? Sembra... bravo, lui! Al momento primo è Bottoni, secondo in questa PS ha fatto a pochi decimi Pedersoli, ma al momento domina. Ma in classifica generale sta dominando sempre Bottoni? Cosa? Fa
farle andare così, tanto vende il carico. Eh beh, per forza. Se non la tieni su, si impianta. Sentila, sentila fino a dove rogna, fino alla fine proprio. Dica? Cosa senti? Mi sa che quello che arriva adesso sa. Quindi era un 108 prima serie. Potrebbe essere il mio amico Pernigo allora. Potrebbe essere il mio amico Pernigo. No, ma ci sono dentro ancora l'RL4 qua, eh. Deve ancora passare Rubes. Oi là! Ciao Manu! Gas aperto! Pazzo Susi Zappone! Oi là, quanti? Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Siamo alla PS3 Lumini del Benacus. La Graziani è stata sospesa e trasferimento per un incidente. Abbiamo visto la foto, la macchina non è messa bene, però mi dicono che si sono fatti solo male alla schiena, non sembra grave, mettiamola così, speriamo. Ciao Mitia, il nostro Mino, siamo qua noi, eh. Roberti Viviani. Sì, hanno chiesto l'intervento dell'ambulanza, mi dicono male alla schiena, ma ha picchiato molto forte, sì, ho visto la macchina. Sei nel gruppo, Nemino? Di WhatsApp, eh? Motori e passione? Hanno messo lì le foto. Ma poi mentre le mandi li cancelli? No. Ah, bravo. No, no, le mando subito, sennò come in casa. No, no, fai bene. Ci mancherebbe altro. Anche perché poi io in pausa li monto tutti e faccio addirittura il video completo. Scrivimi in privato che ti mando dopo il link per poter entrare nel gruppo. Mi scrivi in privato, io ti copio il link e così puoi entrare direttamente dentro nel gruppo Passione Motori di WhatsApp. Tendo a precisare che è un gruppo veramente serio, perciò niente pornografia, niente parolacce, niente bestemmie. Ci sono dentro anche ragazzini minorenni. Lo so Manu, volevo chiedertelo infatti se ti faceva piacere, ma non volevo metterti dentro così senza chiedere, capito? Trasferimento per naviga e pilota ospedale di Peschiera, perfetto, grazie mille Alfonso. Se mi dai l'ok io ti metto dentro Manu, il tuo numero ce l'ho, anzi i tuoi numeri ce li ho, metto dentro tutti e due. No, non lo conosco testa, almeno non penso. Ok Mirko, ho appena visto che mi hai scritto in privato. Quando finisco la diretta guardo i messaggi in privato e vi inserisco dentro tutti. Mi raccomando, ragazzi, è veramente un gruppo di servizio, perciò se avete anche notizie da mettere mettetele, condividete, eventi, ritrovi, qualsiasi cosa. No, Fede, mettiamo in privato.
sabato? Domani sei a Brescia. Aspetta, ricordami cosa c'è a Brescia, perché c'è una marea. Grazie Fede. Scriviglielo in privato se hai visto chi è. Glielo giri in privato. Oh, perfetto, Luca, è arrivato il tuo messaggio, è arrivato. Dopo, quando spengo, guardo tutti e vi inserisco. Ve lo dico già subito, è un gruppo veramente molto attivo. Perciò silenziatelo subito, perché vi riempie di notifiche, poi non voglio che mi scrivete, però mi devo cancellare perché è troppo pieno di notifiche. Ne? Ecco, domani c'è anche il Valle Imagna, che me lo ricorda il nostro amico Chicco. No, adesso mi arriva l'allergia. Oh signori, oh, mamma mia. Domani. In su. Eccola qua che arriva l'allergia. Ah. Ecco, per Nico c'è questo peggiottino qua, dovrebbe arrivare adesso. Mamma mia, c'ho una... No. Oh, grazie. Salita non competitiva il pomeriggio a Selino Alto, PS. Salute. Grazie. Ah, l'allergia, ragazzi, che brutta roba. Questo è per Nico, questo è per Nico. Che è dentro nel gruppo di WhatsApp. Ecco, lui è uno dei piloti che sono dentro nel gruppo, ad esempio. Rubens, quello che è passato prima, è uno dei navigatori che è dentro nel gruppo. Ho provato a iscrivermi a Rallytalia Talent come navigatore. Ma... Non è facile, eh? Che sa spaccare le cuffie, esaminatore. Mamma mia. Qua mi ha anche scritto per Nico. Grande. Poi il pernico lo mettiamo subito nelle storie di Instagram. Ciao! Ciao! Oh. Sì, non metto video sui gruppi. No, fai come vuoi, eh! No, adesso. Non c'è problema! Adesso fermo. Dopo ti arrangi te con la finanza. Vabbè, c'è altro da filmare. C'è altro da filmare. Adesso no. No, per me no. Quello storico no. Sì, c'è la Lucia Zambiasi sulla sul Sierra Kuwait. Ma scusa, Curzio Zanini. Ah no, deve ancora passare Curzio Zanini. No. Ma quando la scoccetta. Oh, il mio amico Guido Pulici, buongiorno! Quando la scoccetta ha moderne storiche. Quanto? Lasco. 5 minuti. Forse anche meno.
Non passa da sì, ma ieri erano abbastanza veloci, eh. Ieri mi sembra che hanno fatto tipo quasi subito. Una roba, forse 2 minuti, una roba. Ok. Questo va forte, eh. Guarda, 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 guarda. Vuoi vedere che. Ah no. Eh sì, ci sono anche le storiche, sì. Dopo queste ci sono le storiche. Almeno. Cioè, ci sono le storiche, né, qua, in questa PS? No, c'è una PS che non le fanno, mi sembra. Quella dopo. E quella dopo che non fanno, mi sembra. Ce n'è una che mi sembra che non passano le storiche. Ah, che prurito al naso. Ah. Forse quello dopo, quello che arriva adesso sarebbe da fare il video, mi sa. Che è Curzio, se non sbaglio. Zanini con la Clio. Zanini? Ah, non Zanini. Zanini Curzio, Zanina, quello con la Clio. Ah, sì? No, sono due fratelli. Esatto. Il Cliotto. Oh, ha picchiato questo. Niente di grave. Non è questo. È bianca e blu la macchina che dico io, la Clio che dico io. Si è aperto il parafanghino. Per prendere l'aria. Scarica l'aria. Oh, il grande Marco Bottarelli in diretta. Grande. Qua entriamo con i pezzi da 90 qua, eh. Mi sa che oggi pomeriggio ci sarà più gente, secondo me. Di solito qua al pomeriggio arriva più gente. Mamma mia, sto allergia. No, non è neanche questo. È vero. Dico perché. Hai ragione. Ah, qua di sicuro le storiche lo fanno attraverso, ce ne sono tanti, tanti BMW ci sono, tanti okay. Trazioni posteriori, sì, sicuro, figurati se non fanno numero. Figuriamoci. È lui, è lui. Curzio Zanini è un altro di quelli a cui mando i miei buongiorno personalizzati al mattino. Eh no? No, non ti tradisco perché fai parte del gruppo. Jack London, chi sarà questo fantomatico Jack London? Quale sarà il suo vero nome? Cosa si nasconderà dietro quel Jack London? Un pilota che correva col 112, eh? Pierpaolo Pasolato, San Bonifacio. Cosa? Questo è Pierpaolo
Ah sì? Ah, di shampoo di faccia, è di Veneto anche lui. Una rimpatriata tra veneti. Buongiorno dalla Sicilia, quella! Ah però! Da Catania, wow! Da Peri! Trapani! Domina, domina la Sicilia. Questo è anche l'unico punto dove posso fare la diretta, perché è l'unico punto dove riesco a ciucciare una wifi. Se mi sposto solo di due passi indietro non prende più. Puzza male questa qua però, puzza male questa qua che è passata. Senti l'odore. Ma Bidizzole, lì giochiamo in casa, Bidizzole, è già qua l'altra? Oilala, questo ci dà, Verona, la mia seconda città, 35 km, grande Riccardo. Io ho fatto il militare a Verona, alla mitica Ugo passa l'acqua, che ormai non c'è più quella caserma. Pensa, io ho fatto l'impianto elettrico nell'86. Della passa l'acqua? Ma va? Ma pensa, io ero il minuto mantenimento dentro, ero il fabbro. Però l'ho fatto un attimino 10 anni dopo, dall'83 l'ho fatto nel 94, 95. Secondo SCA 95. Ho fatto il quadrante robo, il palazzetto dello sport. E adesso non c'è più quella caserma lì, l'hanno rasa al suolo. E lì l'ho vista un po' male, Sempre così, quando perde il video fanno il numero. Ecco, è un classico. Senti le tuonate che tira giù. Senti che tuonate, quella là. Cosa? Il sole. Ma il sole ce l'ho io. Io sono al sole. Che a me dà fastidio. Dovresti essere tu al sole e io all'ombra. No, per fortuna non va in ebollizione questo telefono qua, almeno quello. L'altro andava in ebollizione, poverino, non faceva le dirette. Ma è pomeriggio, c'è il palo, prendo l'ombrello della macchina. Bravo, ce lo mettiamo qua sopra. Più bello di così. Adesso dovrebbero cominciare tra poco le storiche, Non dovremmo più averne tante.
140. Non ho guardato il numero adesso. Ah, ha detto magari di andarci. 143? Ti arriva? Il motorino là? Non ci fa il motoretto là? O devi andare a lavorare. Li ho sentiti tutti i tuoi pensieri, eh? Ma tutti proprio, eh? Anche quelli più nascosti ho sentito stavolta. Ah, io non dico niente, c'è censura. Però hai ragione. Io ti sto imballando il telefono di video. Ma c'è un capannone di memoria. Ah, beh, beato te, io qua non c'ho niente. Qua stanno preparando per grigliare, mi sa. ...145, se non sbaglio sono 147 in totale, no? 48. 8? 48? Boh. Il numero arriva a 148. Ah sì? 149? Insomma li ho sbagliati tutti, bene. Fantastico, bene. Do i numeri ormai. Comunque, se vi va di venire a fare un giretto in questi posti, sono veramente belli. Mi sono fatto un bel giro in macchina. Cos'è? San Zeno di Montagna? Sì. Mamma mia, che bello! Un panorama sul lago incredibile! Da fare con le macchine, da fare con le moto. È un bel giro davvero, ragazzi, eh? Poi mi sa che è buono anche per funghi. San Zeno, mamma mia, sono bei posti davvero, eh? Davvero, eh? Mi sono goduto, sono venuto su proprio da di lì, tra l'altro, grazie al mio amico Vinicio. Tornanti sopra il lago con una visuale, mamma mia, uno spettacolo, un panorama veramente bello. Arriva l'ultima, no? Poi ci sono le storiche adesso, dopo. Oila! Poi anche quei saccottini lì non sono mica male, eh. Bellini, eh. Hanno il loro fascino. Ci manca una C2, non c'è neanche una C2. Anche quelle sono carine, eh? Da vederle nei rally. Beh, anche quella Clio che è parcheggiata là, mica da buttare via. Porca loca, che bella che è. Quella là è RS, quella là. Quella là blu, la vedi? Lì dietro quella lì bianca, la Skoda bianca. Ma sì! Ma poi tutte quelle fotografie che tu stai facendo, dove le vai a mettere? L'ho
Facciamo un po' di pubblicità. Tutte queste foto qua dove le mettete? Io sono con fotografo. Eh? Io sono con fotografo. Con fotografo? Ok, ti trovano su come con... Ah, Gazzi! Certo! Allora bisogna seguire la sua pagina. Tu invece? No, io niente, io me le faccio per me. Ah, sei un egoista, non le condividi con nessuno. Senti, vai a prendere quella macchina lì e spingila fino in fondo al prato, per piacere. No, ne metto qualcuno su Instagram. Su Instagram? Come ti chiami? Che lo facciamo... F.Argi con la Y. F.Argi con la Y. Così vedete anche le fotografie dei ragazzi qua. Facciamo pubblicità, facciamo vedere. Ostrega, sono 50.000 euro a parola. Faccio pubblicità per me. Eccolo qua il mio Rubens. Mi sta scrivendo in privato. Dopo ti mando il video. Minuti, poi è passato. Andiamo a fare pubblicità a queste nuove leve, a questi nuovi ragazzi. Ah, mi è andato davvero a spingere la macchina? Sì. Poverino. No, è andato a vedere davanti. L'ho offeso? Sai che si vede giù da là. Ah! È tornato in su. Ah, vedi lontano però. La vedi lontano. Adesso dovrebbero partire le storiche, no? Eccola qua, vedi che è già qua la scopa? Sono molto attaccate, eh? Sì! Sì, l'apripista, vabbè, oh scusa, oh mamma mia! Comunque ha pulito la strada, ma c'è una scopa. Oh, ha fatto più numero questo che tutti gli altri, porca miseria! Lo so io! Si vede che le gomme non le paga lui, eh? E forse anche la macchina non è sua! Poi te la vendono a te come macchina! Mai usata in pista! No, mai usata! Sempre su strade di montagna! Eh beh, è un'occasione, eh! Unico proprietario! Chi è che è uscito? La 0A? La 0A è uscita di strada? No! No! Guarda in fondo sotto loro. È andato fuori lì, cazzo! È là che è fuori! È là! Là dove c'è lo stop, là, ti ricordi? Ma poi... Ho dovuto fare il furbo. Che figura di me! È là, è uscito. Se vedi da lì. 149, lì c'è la curva, dopo c'è l'altra curva. Sì, dopo vanno giù. Stop, eh? Il cambio strada. No! L'apripista che mi va fuori, no! 127! Ho dovuto fare il ganzo qua, no? Ma qua gli è venuta bene però! No! Allora vedete, la si vedeva da, la si vede da là? Non si vede? Si vede o non si vede? Cambio strada sotto da. Sta là poco più avanti dove c'è lo scollinamento, eh. Sarà stata sporchissima là. Uno strano rumore. No, è ripartita, Adesso contiamo i danni. Chissà se c'è qualcuno giù sotto che fa qualche foto da mandarci nel gruppo. Te vai a piano, eh? No, vai di lì. San Marino. San Marino, questo qua non paga le tasse. Adesso iniziano le storiche. Oh,
pace sia con voi. Sempre e ovunque. Sopra e sopra. Sempre. Te dove eri andato? Ti sei beccato, ti sei perso l'unico spettacolo che hanno fatto? No, ho visto da là un po'. Si vede qualcosa? Si vede che vengono in giù. In lontananza però. Fanno dritto. Si vede tutto il pezzo veloce, pure coperto dagli alberi. Comunque qua. Ho voglia. Io qua sento quasi odore di cibo. Dica? L'ho beccato. Preso! Ma le storie che hanno fatto da prima? Certo, sì, penso di sì. Ma lui è nel gruppo? No, nel gruppo no. Ma è Marsura il primo che parte, giusto? Delle storiche. Sì, te la mando là, sta bene. Marsura, Bianco con l'M3, Serpelloni con l'M3. Ce l'ho in amicizia in Facebook. No, te lo mando. Riccardo Scandola con l'M3, e ne abbiamo qua. Grover, che anche lui fa spettacolo. Zanetti. Rettore con l'M3, bombiere. Chi ha un navigatore con il sindrome di quelli? Chi di quale? Grubert. Ma chi è Scandola? Appunto. È il figlio di Riccardo, nipote di Umberto. Non è quello che fai. E c'è anche Riccardo. No, scusa. Sì, Riccardo. Sì. Scandola non fa il chat con la scuola. Mattia, sì. Sì, il più giovane. Certo. Umberto, che è il suo zio, sì. Qua il terra invece, che sta facendo il baldoccia proprio adesso. Che coraggio. Sai che il presidente è bella. Oh, il mio Ugo Zanini. Ciao, amico mio. Oh, non c'è neanche un cane in PS. Ma in teoria non è successo niente, dovrebbero partire le storiche. Non sono ancora partite? È successo qualcosa? Hai 34. Ah, 34. Ah, 43. Adesso cosa sono lì? 43, dove parte? È partito? Bravo. Sei contento? Ma... potrei essere un po' più contento, ma ci sei tu. Stai lì che è pericoloso. Ma fallo all'ultima. Poi fagli il video che prendiamo tanti like. Però avvisami, perché poi faccio il video e prendiamo tanti like. Non dir parolacce, ti sento, eh. Guarda che ti sto sentendo. I rodi diventano sempre più corti e diventano sempre più lunghi. L'ho fatto nel 2001 alla Valle Imagna, che era lì novembre, e si partiva da una del pomeriggio, si è finito quasi mezzanotte, 12 a quei tempi. Ma i tempi giravano i soldi, potevi correre di più. Adesso non c'erano più soldi. Ai tempi potevi fare il Rally d'Italia, giù in Toscana. Adesso non che più sgay. Basta. I soldi li hanno chi ce li ha. Un po' lento. Polenta? Anche. Coi funghi non è male. Oh, eccolo qua che lo sento. Sì, ma te e la barba bianca, te che hai visto? L'ho invecchiato ieri, sono diventato bianco di colpo. Cos'è il porcettone che arriva, giusto? Wow. Eccoli qua che senti. Eccoli che arrivano. Ma se uno vuol fare ombra, come cazzo fa? Così, così, così. No. In fretta, non capisce niente. Ti do fastidio lì con le gambe, no? No.
Posso fare il Babbo Natale con la barba bianca, eh? Grazie, sempre buono. Oh, ma bella diretta, non dico niente, non ho notizie, non ho. Eccolo qua il nostro Curzio Zanini che ci guarda in diretta, eh? Anche te abbiamo fatto il video, eh? Sul Clione. Sei riuscito a vedermi che ti facevo il tifo da qua dal muretto? Tanto faccio quello che voglio. È donna, fa quello che vuole. Le donne fanno quello che vogliono. Prova il contrario. Eh? Prova il contrario. È difficile, impossibile. Ah, che musica, ragazzi. Che musica. BMW questo? Grazie Stefano, grazie mille. Mi sa che sei uno di quelli che mi è scappato, però mamma mia che figuraccia, non sono riuscito a vederli tutti gli auguri. Non me li fa vedere Facebook, me ne fa vedere solo un po' e basta. Andiamo quando arriva la nostra Lucia Zambiasi. Sul Cerrone. Rica, sempre risù le fonne, eh? E guai dargli torto, sono botte che volano. Se non ci fossero sarebbero da inventare. Senti. Che profumo. Guarda, si sono rotti le balle, vanno tutti al bar adesso. Oggi il bar fa soldi. Ho buttato giù la bandiera gialla. Ho uno là, caduto in terra. Sono abbastanza vicini, dai. Caspita. Io comunque penso che se c'è una macchina difficile da guidare sia proprio quel posto lì. Lì o sei capace o non vai. Io ho avuto la fortuna di salire su un Porsche così con Montini, il papà. Non ti dico, faceva paura con quel Porsche lì. Ma lì ti rendi conto proprio che sei pilota. C'è niente da fare. Diciamo che io ho avuto la fortuna di salire con tanti piloti in macchina. Sono salito anche con Perico su una delle sue Skoda. E lì ti caghi addosso con lui. E lì ti caghi addosso. Mio coscritto, eh? Grazie Ale, grazie per gli auguri, grazie. Porca loca, ma suo figlio lo stanno seguendo forti, anche lo sta facendo crescere bene quel figlio lì, Guarda che studia, cioè, è dentro tipo in un'accademia lì, una roba, cioè deve studiare, visto come parla anche bene l'inglese, lo tengono sotto forte, quel bambino lì viene su bene. Europei mondiali.
Porca troia. Ah, ma lo sentiremo parlare forte quel ragazzino lì, sono sicuro. Davvero bravo Perico a farlo crescere così, comunque, c'è tanta roba. Ma grazie mille Alex. Beh, anche questa comunque. Tanta roba, eh. Ma che bella foto, ma che bella foto! Dio Bonino! Accendi il motorino. Ma il vero fotografo sa cogliere l'attimo, eh. C'è niente da fare, eh. Io mi sa che sto distruggendo la felpa, ma vabbè. Aia. Beh, questo è un gran bel video. Lo metto su Instagram, viene bene. Grazie Vinicio. Eccola qua! Che sfiammata laterale lì, eh? Qua l'hai colto l'attimo con la sfiammata? Ai ai ai, qua stanno guardando le foto, non fanno più foto quei ragazzi qua. Era la Zambiasi questa. La mia amica Lucia. Ho paura quando apro WhatsApp. Ho paura. Sai quanti iscritti sono? Tanti. Porca loca, 80? Mamma mia, quando scendono c'hanno le braccia distrutte questi qua. C'è una Peugeot 205, sì, però non l'ho vista passare. Almeno tre. Ma forse dovrebbe essere adesso, dopo. Sì, c'è comunque, sono sicuro che l'ho vista ieri in partenza. Mi sembra, bravo, sì. Luca Pedersoli ha aggiunto un cuore al messaggio. Grazie Luca. Ti ha menzionato nella sua storia. Grazie Luca, grazie. Ci sono Clio Williams. Questi sono andati a camminare invece, andati a fare la camminata. Ma cosa succede? Cos'è tutto sto casotto qua, insomma? Cos'è che succede? Cosa ci siamo persi? Noi eravamo nel monte e sentivamo tutto sto rumore, non so io. Cos'è? Ah, senti che profumini. Parte con il monte.
morso. Senti già. Senti come calda. Calda pericolo. Sempre dopo. Non lo so, urla alto, urla alto. Per me è ancora un BMW. Mi sembra strano, però forse sì, c'è ancora un po', mi sembra. Bianco e... Ma chi sei? Porca loca, che numero che mi hai fatto su. Abbiamo pagato il biglietto qua, eh? Ah, si è pagato il biglietto qua. Mamma mia, questo c'ha una voglia di correre impressionante, ma che roba! Grande spettacolo, e guarda quanta gomma! Guarda che roba! Ha fatto una S perfetta, eh? Ecco però. È quello che ha lasciato. Cazzo, sono allergico alle macchine, non è? È la gomma bruciata? Ma che roba! Bella questa! Questa è bella, figa! Questa è proprio bella! Probabilmente per il sole. Mamma mia, ha mosso la polvere, ha mosso! È bellissimo quel video lì, mettilo, mettilo nel gruppo, è bellissimo! Poi lo metteremo anche nelle storie di Instagram, lo metterò anche su Instagram. Però è bello! Ah beh, il tempo qua è proprio andato di sicuro, ma lo spettacolo ce l'ha proprio regalato. Ha proprio regalato un gran bello spettacolo. Secondo me non corre per il tempo, questo corre perché c'ha voglia di correre e non gliene frega niente di cosa fare. Secondo me sì. Arriva, arriva. Arriva, arriva. Quello se l'hai condiviso nel gruppo, non da mandarlo a me, che tanto mi arriva lo stesso a me. No, quando mi metti nel gruppo a me mi si scarica lo stesso a me, perciò non mandarlo doppie volte, che tanto più che altro per te che scarichi la batteria, eh. Cosa? Passata giusta perché è uno della palettina. Infatti mi sta venendo anche un leggero langurino. Che ore si sono fatte? Boh, non vedo. Mamma mia. Oh, ha mosso la polvere? Oh! Ah! Sto morendo! Ui là, questa è un'alfona. Cinque minuti e mezzogiorno, grazie mille. Porca miseria, quasi cado. È 59? Ma lui me l'ha scritto 5 minuti fa. Esatto. Ieri sono stati più veloci. Manca Ivan Fioravanti, che alle segna ha dato spettacolo pur arrivando secondo assoluto. Remo Barca, grazie. Ma questa è benzina, perde benzina questa, questo odore di benzina proprio, non bruciata, sì.
Chiedi a Lapo se è allergico alla polvere. Secondo me lui no. Secondo me lui no. No, anzi, lui c'ha la polvere che tappa l'allergia, capito? Asciuga l'allergia, asciuga. Ah, ma ci sei ancora te, allora? Ah, ma allora ci sei ancora? Ma io che pensavo... No. Non pensare. No, non penso, perché poi mi perdo. Bottoni buoni. Questo c'ha bottoni buoni. hanno fatto penso di sì, penso proprio di sì. Però questi si sono cercati proprio insieme coi cognomi. Bottoni buoni. Asciuga, no? Mi sa che è mezzogiorno. Non lo so, c'è qualcosa che me lo dice, c'è uno strano rumore. No, è un alfa. Ehi, ehi. Aia. Roba di corrente mi sali. Ma hai visto che sberle di gomme che ha sotto quello lì? Vacca boia. È ora di una bella carbonara. Stefano Silvetti, vengo a cercarti, giuro. Guarda, vengo a cercarti. Porca loca, non mi devi parlare di carbonara che sono goloso. Con un buon guanciale. Bello friggente lì. Mi ci fate finire fame. Tu sei ambiguo quando ti muovi così però, eh. Tu mi fai paura, eh. No, no, non si fanno certi gesti, sei in diretta, non si fanno i gesti. Ci sono bambini che guardano qua, ti prude il collo, sì. Eh beh, la vera carbonara va col guanciale, eh. Attenzione, non mettiamo sacrilegio della pancetta o della panna, perché banno subito la diretta, eh. Tra l'altro ho la fortuna di avere amici romani. Ragazzi, cacio e pepe, madonna, non vi dico cosa mi preparano. Mamma mia, devo tornare giù a Roma a fare un giro. C'è buco? No, dico, c'è buco nello stomaco. cosa pensavate subito male voi? Ai, lungo, eh? Che pendolo! Che pendolo! Vacca boia, che pendolo! Che manico! Bello! Molto bello! Grande spettacolo, eh? Sì, ma anche è venuta bene anche questa, eh? Bravo, bravo. Vedi che gli storici ci regalano sempre emozioni? Non è facile con quelle macchine lì comunque, eh? Oh, cioè... Oh, speriamo almeno di abbronzarci un po'. Beh, l'anno scorso, no, quando è che è stato? L'ultima volta che sono stato qua ci eravamo ustionati addirittura, però era luglio se non ricordo male, era un mese caldo, era giugno, adesso mi ricordo che faceva caldissimo. Ci siamo ustionati, ci siamo. Poi i video li unirò tutti, li metteremo poi su YouTube, Facebook, ovunque. Puzza! Che odore è quel? Frizione? Cos'è? Freni. Freni? È acre come odore.
Inca Paese 6, siamo a Lumini. Vedi, ci sono i cartelli anche che siamo sopra Caprino Veronese, a 34 km da Verona e a 3 km da San Zeno di Montagna. Vi ho detto tutti i paesi, mi raccomando, venite qua anche in vacanza, che è bello. Però il sole è caldo, C'è freddo lì? Ah beh, c'è nell'acqua lì. È umido, quel prato. Arrivo! Grande! La gloriosa... Ecco, parli di Acche, chi arriva è un Umbertone Grazioli, eccolo qua. C'è il tuo navigatore qua, che sta passando, che è passato. Io sono... Ma senti che odore anche questa. La gloriosa 1. Umbertone, dove sei tu con la tua pinnone? Ho fatto anche la rima. Sempre qui. E il Sella sempre si fa il tifo per il Sella, sempre. Grande Umbertone, nostro Sella. Quando è che rivediamo la coppia a riunirsi di nuovo? Sta a vedere che è arrivato l'Hermes Bonvecchio e mi arriva la Renault 5 GT Turbo. Sta a vedere, ne? Sono sempre una soddisfazione, sì. Mi sono dato la bici? No, Umberto, ti tolgo l'amicizia. Basta, ti tolgo l'amicizia. Se poi mi dici che è anche elettrica, ti tolgo l'amicizia e ti vengo anche a cercare. Non sta tirando molto però, Eccolo qua, un altro pilota che è sempre nel gruppo Motori e Passione, il nostro Alessio Packer. Zannonà. Infatti è già attaccata questa. Uè, c'è dentro anche qua la tua navigatrice. Oh, qua oggi ci sono dentro tutti i navigatori in PS e tutti i piloti in diretta. Che bella sta cosa, C'è la nostra Paola Ferrari che sta correndo. Ventotto ferma? Sì. Porca loca. Impostazione 16? Ok, buon dai. Problema meccanico. Sei su anche tu al Paganella, minchia, sono su tutti al Paganella, bisogna andare su, ragazzi. Andiamo su, per forza. C'è su anche il mio Packer qua che corre. Oh, se non gli fate le foto vengo a cercarli, Interessa niente, gliele fai lo stesso. Poi parlo io con Ghezzi. Ah, gli dico di non seguire più Ghezzi ai miei piloti, io dico tutti, Non seguite più Ghezzi, Paganella, tra l'altro ci sono su anche i buoni funghi là. Provo i bei porcini io là sopra. A Paganella. Qua Polenta ci stanno da Dio, mamma mia.
Quando vuoi, Hermes, quando vuoi. Hai visto ieri sera che seratona a Campo Grande? Mamma mia, sono arrivati quelle auto da paura, gente veramente fantastica, neanche uno che faceva casino, nessuno che... tutte belle compagnie, bello, è stata una bella serata. Erano 2:30 stanotte che eravamo ancora a Campo Grande. Tra l'altro poi sono arrivati anche i carabinieri, sono stati lì con noi in chiacchiera proprio, che è una cosa bellissima, perché ci tengono lontani i birbacioni, ci tengono lontani le teste calde. Perciò non sempre è un male avere i carabinieri con noi. Poi comunque erano lì a chiacchierare con noi, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, abbiamo festeggiato il mio compleanno. Gran bella serata a Campo Grande ieri, bella, bella, bella. Quanti ne mangi? 112, vuoi vedere che qua la mia... Glorioso 112. Uè Pavoni, ti sei appena svegliato? O sei già con le gambette sotto il tavolo te, firbaci? Ti sei Andrea, mangiati? Qua aveva un bel drone, gli si correva dietro, veniva a fare un video della Madonna qua. Con un bel drone qua sopra, gli corri dietro da quel, dal tornante di sotto fino giù là in fondo. È una cosa bellissima, viene. Poi con questi tempi dilatati gli facevi tutte le macchine, fatto bene. Sì. Caspita, ma sai, è bellissimo correre dietro così, è una roba, sarebbe davvero bello. Ci inventeremo anche il drone in diretta, mamma mia, se faccio pure quello. Oh, buongiorno Fabi, la nostra Valentina, siamo quasi all'addirittura d'arrivo di questa PS3 della Lumini, abbiamo quasi finito, eh. Liberato, preparazioni, e siamo live su Matti per le corse, che siamo già quasi alla addirittura d'arrivo di questa PS. Purtroppo c'è stata la Graziani, la PS prima di questa è stata interrotta per un incidente, ma ci dicono che i piloti sono andati all'ospedale ma non sembrano gravi. Solo per accertamenti, e ci sta, perché England, qua si parla inglese. La Madonna, la faccia della mitragliata lì, eh? Storica, storica. È vecchia. Oi! Dove è andato? È andato dritto? Sì, e sì che non correva. Appunto? Che cosa gli è venuto in mente? Una nota sbagliata, direi. Esatto, glielo facciamo vedere tutto dall'inizio. Grande Vale. Matti per le corse, mi raccomando, ragazzi. No, non era l'ultima questa, era l'ultima. Era l'ultima? Ma cosa, si è ritirato qualcuno? Ah beh sì, certo, si è ritirata quella lì sotto adesso. È vero, è vero. Allora è finita. È proprio finita. Facciamo così, va, facciamo vedere il faccione. Oh, mamma mia. Buongiorno.
Così avete, potete, adesso potete insultare almeno la faccia. Vabbè, dai, da Lumini è tutto, passione per i motori, be different, mi raccomando, se passate da Brescia il venerdì sera a Campogrande siete benvenuti, non si paga niente, si sta in compagnia e basta. Dai, ci vediamo dopo, se riesco a fare la prossima diretta la facciamo alle 16, l'ultimo passaggio. Ciao ragazzi.